Non c'è la crisi del torto, c'è la crisi del sistema televisivo italiano, in cui da tempo l'innovazione è scomparsa. Quando io sono venuto alla 7, ci sono venuto per varie ragioni, perché dovevo in qualche maniera anche tenendo in piedi una struttura aziendale che era nata dall'esperienza di servizio pubblico, ma è evidente che io sognavo che questa piccola televisione potesse diventare, come dire, il cavallo più veloce di tutta la televisione italiana. C'era Lentano, c'era, voglio dire, il meglio della televisione da un certo punto di vista dentro questa emittente. È evidente che non ci auguravamo che accadesse questo. Cairo è stato per me ed è uno straordinario esempio di libertà, nel senso che non ha mai ostacolato in nessun modo l'andamento del nostro programma, non ci ha mai posto limiti, non ha mai posto nessun tipo di condizionamento al nostro operato di autori, quindi noi abbiamo potuto godere di una libertà senza pari dentro la 7. Già prima era così, ai tempi di Stella, quando noi siamo arrivati, però io ricordo soltanto che la 7, ai tempi di Stella, ci ha provato con la Busani, ci ha provato, e ovviamente l'ottica di Cairo è un'ottica che non ci prova, è un'ottica estremamente razionale, molto attenta ai conti, è un uomo, da questo punto di vista, bisognerebbe metterlo al governo del paese, perché forse è l'unico che farebbe la spending review in maniera accettabile, però diciamo, ecco, bandisce, come dire, la sfida dal suo orizzonte. Questo è un punto, secondo me, che dovrebbe recuperare, perché una persona come lui a un certo punto deve avere il coraggio di lanciare un guanto di sfida. Ovviamente un guanto di sfida vuol dire spendere soldi, perché se non si spendono soldi è difficile che uno riesca, tutti vorremmo noi fare un film sicuri del risultato del botteghino, questo è molto complicato che avvenga, e questo vale anche per la televisione. Io sono onorato di aver lavorato per la 7, è stata un'esperienza straordinaria della mia vita, che ripeterei mille volte, però io nel futuro sento bisogno di percorrere delle strade nuove, e strade nuove non si possono fare con questo tipo di contenitore, bisogna avere il coraggio di dire no, io mi dissocio, e poi se diciamo la 7 vorrà interessarsi a quello che faccio io, bene, se non si vuole interessare, a costo di non, diciamo, di rimanere anche in silenzio, io preferisco non ripetere uno stilema che so già che più di tanto non può fare. E Rai, Sky e la 7, e la TV del Fatto Quotidiano è una ipotesi possibile? Non l'ho sentita citare, forse ha perso l'inizio? No, è un'ipotesi della quale io sto lavorando, ci ho lavorato da mesi per cercare di capire qual è lo spazio. Il punto importante è che non si può fare una cosa qualunque, si deve fare una cosa seria. Per fare una cosa seria c'è un problema di come recuperiamo le risorse, ed è evidente che fino a quando io mi muovevo nell'ambito della 7 avevo un po' dei vincoli anche, cioè non è che posso andare in giro a fare altre televisioni sul lavoro con una televisione, no, questo è evidente, adesso sono più libero. Il tema fondamentale è quello delle risorse, e il tema fondamentale anche, se volete, politico, cioè di dove si dirige il Fatto e dove si dirige la mia personale ricerca. Ripeto, sono cose che possono tranquillamente incrociarsi e rafforzarsi l'una con le altre, non richiedono nessuna separazione, però richiedono una grande libertà creativa, cioè io devo essere libero di seguire la mia strada, come i miei colleghi, gli amici, i fratelli del Fatto, sorelle, c'è Cinzia qui, devono essere sentirsi liberi, non condizionati, diciamo, dalla mia presenza. È chiaro che se noi facciamo una televisione, dico tanto per dire, che c'è te, c'è quasi, che ci abbiamo scherzato, loro sono riusciti a fare dei servizi su qualunque cosa, pure sul segnale orario, però quando si trattava di servizio pubblico erano un po' in difficoltà, il servizio pubblico poneva un problema quasi di conflitto di interessi. È chiaro che se facciamo una televisione non possiamo essere frenati da questa prudenza che io considero abbastanza sbagliata, cioè se facciamo un salto
nel vuoto così grande, perché è difficile trovare i soldi per far stare in piedi un progetto che si ha, non una macchietta che si può filtrare sul, diciamo, sul web, una roba seria sul web, non una cosa, diciamo, una cosa seria, diciamo, per essere più chiari, allora ci dobbiamo mettere l'animo. Bene, cari amici, ed eccoci qui con un'altra puntata di Don Chisciotte in mulini a vento. Cari amici, ci state seguendo e siete anche sempre più numerosi, e questo mi fa molto piacere, e fa piacere anche all'amico Don Chisciotte. Questa puntata sarà una puntata abbastanza particolare, però non voglio annunciarvi, non voglio, diciamo, anticiparvi nulla, perché l'amico Alfredo ha tutta un'idea sua questa sera per come andrà avanti questa puntata. Io, da parte mia, voglio solamente ricordarvi che avete appena sentito una parte della della conferenza stampa di Santoro, riguardo che saprete che ormai la sua trasmissione insomma va a finire, quindi, e Santoro quindi ha fatto una conferenza stampa dove ha specificato, ha spiegato tutto quanto. Potete seguirlo in video, ci sono diversi video su YouTube del Fatto Quotidiano, questa è solamente una parte. Ma adesso, bando alle ciance, iniziamo subito con la rassegna stampa. La rassegna stampa di oggi che riguarda diversi argomenti che sono abbastanza interessanti. Il primo, per esempio, è l'antimafia, perché Di Matteo, il giudice Di Matteo, ha fatto ricorso al TAR contro il CSM, dicendo che sono abusi questi qua per escludermi. Sapete che è stato escluso per le elezioni che c'è stato al CSM. I suoi legali comunque, che uno è il professor Mario Serio e l'altro è avvocato Giuseppe Naccarato, chiedono la sospensione della delibera, insomma, che ha promosso i sostituti Eugenia Pontassuglia, Salvatore Dolce e Marco Del Gaudio. Insomma, accusano il CSM di aver violato l'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento della pubblica amministrazione, infrangendo una circolare interna. Questa è veramente stata una bella porcata fatta nei confronti di questo giudice, insomma, che è in frontiera, che sta combattendo appunto la mafia. L'altro articolo invece riguarda il calcio scommesse, perché, come ricordate, insomma, noi italiani ci teniamo a fare figure di merda, figure di cacca col mondo. Calcio scommesse: ci sono state partite truccate in Lega Pro e D, addirittura si parla di 50 arresti per frode sportiva. L'inchiesta appunto della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che è partita dall'intercettazione di un personaggio legato alla cosca Iannazzo di Lamezia Termine. Al centro ci sono decine di incontri combinati da direttori sportivi, presidenti e manager calcistici, appunto per lucrare sulle combine. Insomma, in manette comunque chi sono state messe le manette? I presidenti del Brindisi e del Neapolis, il direttore sportivo del Monza, l'ex direttore del Propatria, l'allenatore del Barletta e il direttore sportivo della Vigor Lamezia. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. Adesso passiamo a un altro argomento, un argomento che ci interessa tutti quanti, il Job Act e il demansionamento. L'esperto dice che è una norma generica e che ci sono addirittura, c'è un rischio di continui ricorsi, insomma, a questo Job Act, quindi vedremo come va a finire. L'avvocato appunto giuslavorista Massimo Compagnino avverte: ci deve essere un nesso di causalità tra riorganizzazione e spostamento di un dipendente a una mansione inferiore, perché nel Job Act è previsto, insomma. Il decreto appunto sul contratto a tutele crescenti, che parla di una generica modifica degli assetti organizzativi, concede troppo potere unilaterale all'impresa, appunto aprendo poi la strada a una valanga di cause. Insomma, hanno complicato di più la vita dei lavoratori, ma anche degli imprenditori, anche se gli imprenditori hanno applaudito questa Job Act. Adesso passiamo a un altro argomento, che è un argomento, insomma, della rassegna stampa abbastanza, per me, triste, perché la Ferrari di Trieste
ha già sforato le soglie di inquinamento e il nuovo progetto è carente, insomma. L'impianto, che da anni è al centro delle polemiche, recentemente passato al gruppo Arvedi, ad aprile ha superato l'emissione di polveri sottili concessa dalla legge per l'intero anno. Potrà funzionare solo se pulita, aveva detto il presidente della regione Serracchiani, ma il consulente della procura boccia gli interventi prospettati dalla nuova proprietà e i residenti, appunto, cosa fanno? Si stanno mobilitando. E adesso un'altra bella notizia, sempre di casa nostra, i diritti TV, insomma, sti benedetti diritti TV. Un'ispezione della finanza in Lega Calcio c'è stato, in Lega Calcio a Mediaset e a Sky. C'è un sospetto accordo segreto. Gli accertamenti del nucleo speciale tutela dei mercati puntano a verificare se l'esito della vendita dei diritti per la Serie A sia stato alterato da un'intesa restrittiva della concorrenza. Le fiamme gialle anche nella sede di Infronte RTI. Tutto sarebbe partito da una frase pronunciata da Claudio Lotito nell'ormai famosa telefonata con il DG dell'Ischia Iodice. E anche qui facciamo le nostre belle figuracce di cacca. Ma non finiscono qui le notizie, cari amici. Volevo approfondire un discorso, un articolo che è apparso sul Fatto Quotidiano, comunque che è stato ripreso anche in televisione, riguardo un caso che è successo presso la biglietteria di Conegliano Veneto, appunto di Trenitalia, che un operatore non fa il biglietto a un gruppo di ragazzi disabili perché è troppo lenti. Appunto, dicevamo, il caso è accaduto alla stazione di Conegliano Veneto e hanno detto: ogni volta che i nostri ragazzi si presentano allo sportello c'è il pregiudizio e tutti vogliono parlare con l'educatore, non tengono conto che loro sono perfettamente in grado di capire. Appunto, l'ha detto Eliana Pin, che è la coordinatrice dell'AIPD, la sezione Marca Trevigiana. Insomma, sabato mattina alla stazione di Conegliano Veneto questo gruppo di autonomia, così chiamati i ragazzi dell'AIPD, la sezione Marca Trevigiana, che sono tutti affetti dalla sindrome di Down, che hanno appunto a disposizione un weekend all'anno per gestirsi una vacanza in completa autonomia, insomma con la supervisione dell'educatore, ha avuto questa spiacevole sorpresa di trovare un addetto di Trenitalia, insomma, che si è rifiutata di fare loro i biglietti perché la procedura sarebbe troppo lenta e avrebbe fatto perdere tempo alle persone in fila. Appunto, i portatori di handicap hanno diritto a saltare la fila e in ogni caso, come gli educatori sottolineano, l'integrazione vuole anche dire mettersi in coda insieme a tutti gli altri e aspettare il proprio turno. E appunto dicono: ogni volta che i nostri ragazzi si presentano a uno sportello c'è appunto questo pregiudizio, e insomma, che vogliono parlare con l'educatore perché è più semplice secondo loro riguardo a queste persone. Comunque, questi ragazzi, questo gruppo di autonomia, ha perso il treno delle 9.40, insomma, ed è riuscito a partire per Venezia solamente alle 11. Hanno detto che purtroppo per fare i biglietti con la carta blu l'unico modo che Trenitalia ci mette a disposizione è andare allo sportello, perché non è possibile né farli online né dalla biglietteria automatica, in quanto richiede scusate, la compilazione dei dati. E appunto dicono: non è colpa nostra se la procedura è lenta, è appunto un problema solo di Trenitalia, che ad oggi, nonostante la denuncia su Facebook dell'accaduto, non ci ha ancora chiamati per chiederci scusa. Appunto, questo l'ho detto con la coordinatrice Eliana Pin. Quindi, come al solito, anche in questi casi noi ci facciamo ben conoscere come italiani, vero Alfredo? Adesso ti passo la palla. Ti passo la palla, caro Alfredo. Sono le 22:16. Volevo ricordare a tutti i nostri amici due cose. Scusami, Alfredo, mi prendo solo un paio di minuti. Certo. Perché se sono sul nostro sito, che lo possono raggiungere come radioscience.it oppure sciencewebnetwork.it, troveranno sopra la chat due modalità per intervenire. Anzi, tre modalità: uno che è la chat, e possono scriverci lì per intervenire con noi, un altro è possono scriverci nella chat di Skype, quindi io li vedo, e quindi se vogliono poi intervenire in diretta li facciamo intervenire in diretta,
e l'altro ancora è il nostro numero di telefono, lo 04 22 16 26 622. Detto questo, Alfredo, è tutto tuo il video, bucalo. Buchiamo il video. Le notizie che ci hai dato, caro Sancho Rosario, sono state interessanti. Io vorrei continuare su questa strada, perché le figure di, come hai detto tu, di cacca in Italia si sprecano. Infatti, in qualunque occasione, noi siamo sempre il fanalino di coda dell'Europa e forse del mondo. Siamo più sembra che siamo tornati alla Louisiana, ai paesi del Sud America del Nord, per non confonderli, durante il periodo del razzismo. L'Italia è razzista in tutti i sensi, cioè ha una rosa di razzismo molto sviluppata che prende e colpisce varie categorie umane. Tu ne hai presentata una, e adesso ne presenterò tre anch'io, di una cui una è abbastanza simile alla tua, caduta a Bologna addirittura, nella mia città, mentre la tua è caduta nelle tue vicinanze, Conegliano Veneto, una bellissima città con dell'ottimo vino. La prima notizia è razzismo puro, cioè non ha neanche un nero assoluto della nostra mente. E questo è successo a una scuola di Pisa, quindi una città abituata proprio per posizione, per cultura, al multirazzismo e alla presenza di studenti che vengono in questa città, in questa università, da tutto il mondo. Il fatto è che non è accaduto all'università, ma è accaduto in una scuola, una media superiore, chiamiamo un liceo, ed è successo che una ragazza senegalese, di genitori già da 13 anni in Italia, con un lavoro stabile, eccetera, è stata coperta di insulti e gli sono stati fatti dispetti come strappare libri, strappare quaderni, perché la ragazza si è sentita dire: mi dicono sei negra, non meriti il 10, ma non mi fermeranno, diventerò un avvocato. La premessa è questa ragazza è una studentessa modello, che gli altri, a dire la verità, se lo sognano i risultati di questa ragazza, che ha avuto l'unico torto di avere nella sua materia preferita, il diritto, un 10. E questo ha scatenato l'invidia di poveri dementi che l'hanno coperta di insulti e hanno scatenato una lotta razzista contro questa giovane studentessa. Lei dice che lei ha fatto tutte le scuole, avendo 14 anni, ha fatto tutte le scuole qua in Italia e finora non si era mai sentita insultare in questa maniera. Il padre logicamente ha fatto denuncia ai carabinieri, i quali hanno raccolto il materiale e tutto il materiale che era a disposizione, e anche se nell'aula è caduta un'omertà spaventosa che neanche nei paesini della Calabria si sarebbe trovato, ecco. E nessuno ha aperto bocca, nessuno ha denunciato l'avvenimento, cioè le modalità con cui è successo questo episodio razzista. Logicamente il preside ha presentato, ha
ha seguito con molta attenzione le denunce, il caso e le denunce che sono scaturite e le perquisizioni degli stessi carabinieri. Certamente, come dicono i professori, questo fatto non può essere accaduto, cioè non può essere stato realizzato da un'unica persona, perché in una classe col via e vai di persone, di studenti e di professori è difficile che non ci siano momenti buchi. Logicamente si pensa che sia avvenuto col vecchio e solito sistema del palo, cantato già dal grande Iannacci tanti anni fa, e perché certamente qualcuno è rimasto fuori dall'aula, mentre il demente o il subnormale, lo chiamerei più che altro, ha agito e ha realizzato questa bella bravata verso una ragazza che ha solo colpa di studiare con profitto, come dovrebbero fare tutti gli studenti, ma questa è una cosa abbastanza rara purtroppo. La famiglia di questa ragazza è musulmana, lei indossa lo hijab, il velo che copre i capelli, ma ormai nella scuola è una cosa abitudinaria. Vedo anch'io qua dove abito, all'uscita delle medie superiori, è molto normale incontrare ragazze che si coprono con il velo. La reazione della ragazza è stata molto presente, perché ha detto lui non gli interessa assolutamente, anche se è molto addolorata di questo, non gli interessano questi insulti, perché lei continuerà per la sua strada. Lei è appassionata di diritto, una materia che fino all'inizio dell'anno scolastico non sapeva neanche cosa fosse, invece l'ha appassionata e pensa nel futuro di continuare e diventare avvocato. Speriamo, perché in Italia servono, con tutto il lavoro che hanno gli avvocati, servono degli avvocati valenti, bravi, che sappiano il loro mestiere. È andato il padre a fare un piccolo discorso all'aula, dato che purtroppo non si sa o salterà fuori, lo spero, chi è stato a commettere questa cosa, e ha fatto un discorso molto pacato, dicendo è stata una cosa brutta, ma i ragazzi non hanno colpa. Io penso invece ai loro genitori, forse non hanno svolto al meglio il loro ruolo. Fare figli è facile, curare la loro crescita invece è difficilissimo. I giovani sono come un foglio bianco, lo puoi sporcare o ci puoi scrivere sopra bene. Questo è un discorso bellissimo, veramente fatto col cuore e con la testa. I ragazzi hanno applaudito e certamente qualcuno non si sarà pentito, logicamente, però spero che si sia vergognato di quello che ha fatto. Io credo che sia difficile, Alfredo, che si sia vergognato, ma non lo so, non credo. In queste... tutti i delinquenti si pentono, speriamo che un ragazzo di 14 anni, ma hai perfettamente ragione, Rosario. Una volta questi discorsi si facevano negli anni 50-60, si facevano verso i migranti del sud, contro i calabresi, contro i siciliani, contro i napoletani, ed era anche allora diventato una triste abitudine che ci portava ad avere un profondo razzismo verso
questa gente che veniva verso il nord, specialmente verso Torino con l'apertura della Fiat, a cercare lavoro e allontanarsi da terre improduttive o da lavori che ti davano appena appena di che mangiare. Era il periodo della migrazione, della grande migrazione, dove i maligni si dicevano che in casa coltivavano pomodori e nella vasca da bagno mettevano piantine di basilico e di rosmarino. E quel tempo è passato già, e grazie a Dio non esiste più questa divisione interna nostra, italiana. E infatti noi ci troviamo in città non solo multietniche, ma multiregionali, possiamo chiamarlo così, con un termine un po' inventato. Dato che il nostro Don Chisciotte della Mancia, anche lui, perché abita nella Mancia, viene dal sud, non tanto profondo, ma sud, vorrei un suo parere a queste cose, se ha vissuto anche lui situazioni analoghe. Beh, Sancho Panza in questo momento può dirti, cioè, che io ormai ho 30 anni. Più, vabbè, che... tu ormai sei... Ma all'inizio... Sono, più alle... sono stato più al nord che a casa mia, a Napoli, si può dire. Hai ragione. Cioè, quindi no, cioè, delle volte, sai, mi sento... cioè, non so di dove sono. E questa è una... perché poi io sono stato uno che ha girato molto, capito? Quindi sono stato in diverse località, insomma, tra Modena, Treviso e altre città del nord, insomma, soprattutto in Veneto, hai capito? Quindi mi sento, ecco, forse io mi sento più italiano forse di tutti. È vero, perché hai girato, hai conosciuto le realtà che per esempio io non ho mai conosciuto, perché sono nato a Bologna e sono vissuto a Bologna, sono ancora a Bologna, e quindi ho una conoscenza letteraria forse, ho molto un'infarinatura generale della realtà nelle altre regioni, e quindi non saprei cosa dire, ma in effetti è così, eccola, specialmente chi fa dei lavori particolari che deve molto girare, perde un po' la propria cittadinanza e diventa cittadino, non dico del mondo, ma almeno della sua nazione, ecco, sì. Conoscendo tutte le realtà belle e brutte, perché purtroppo le realtà non sono solo belle. Alfredo, poi, poi scusami se ti interrompo, poi c'è un'altra cosa che ormai accomuna l'Italia tutta intera, insomma, la mafia, l'andrangheta, quello, cioè, poi ecco quello, dalla P2 che ormai non si sa più niente, non si capisce più niente, e poi c'è l'andrangheta e poi mafia, anche come dicevamo prima, corona. No, ma oltre a questo poi c'è il discorso che facevo prima quando ho fatto la rassegna stampa, insomma, più che altro della, diciamo, della delinquenza, non voglio definirla delinquenza, non voglio proprio, però diciamo del malcostume, ecco. Ecco, il malcostume è quella cosa che ci distingue proprio tutti quanti, dal profondo sud al profondo nord. È vero. Però caro, sono pochi, e spero che la maggioranza di cittadini italiani, insomma, non sia così. Ma vedi, come l'unico problema è che non sanno poi come andare a votare. È vero. Purtroppo nel male basta poi uno o due per far marcire tutta la mela, quindi è abbastanza difficile riuscire a fermare un malcostume di questo. Poi adesso ha cresciuto ancora di più con il razzismo verso i migranti, e purtroppo l'Italia per posizione geografica si trova nel mezzo assoluto del Mar Mediterraneo, e tutti vanno
verso quel punto. A proposito di migranti, lasciamo un attimo, sempre un discorso legato al razzismo, ma ormai non più solo dell'Italia, ma del tutto l'Europa, che sta lottando contro questa legge delle percentuali di migranti da accogliere. Io mi sono sempre chiesto come, da che cosa vengono allettati questi migranti ad imbarcarsi verso il nulla, verso l'ignoto. Sembra quasi un viaggio dell'Odissea, quando quando Ulisse, Omero narra l'avventura dell'Ulisse e parte all'avventura, non nel suo viaggio per arrivare a Itaca, che quello purtroppo fu ostacolato dagli dei maligni, ma parlo dopo che, stancatosi di stare a Itaca, riparte con i suoi compagni verso il nulla, verso una terra che non conosce. E mi sono chiesto da che cosa sono allettati, perché onestamente, bella domanda, personalmente, se io debbo morire di fame o vivere disagi, ma questo è un mio pensiero, non è che non lo voglio generalizzare, se io devo morire di fame, vivere sotto un ponte, andare ad accattare il mangiare nei bidoni della spazzatura, come purtroppo ne ho visti molti, ho visto anche molti anziani italiani raccattare la verdura e la frutta non ancora marcia nei bidoni della spazzatura, e verso un posto sconosciuto, non è meglio rimanere a casa? E certo, si parla di problemi politici, si parla di dell'ISIS, si parla di tante realtà che spingono verso la spiaggia questi poveri cristi che cercano di rifarsi una vita, ma più che di rifarsi una vita, di avere una vita. Allora, e ho finalmente scoperto un articolo che è sul Fatto Quotidiano, mentre l'altro era sulla Repubblica. Mi scuso per non aver citato ma io a volte mi faccio prendere dall'entusiasmo e non mi dimentico. Migranti, i trafficanti pubblicizzano i viaggi su Facebook, aria condizionata e navi a due piani, perfetto per viaggi in famiglia. Scusatemi se dico una parolaccia, ma questo mi sembra una colossale presa per il sedere a questa povera gente. Cioè, siamo arrivati che lo scafista, specialmente quelli dell'Egitto e della Turchia, adescano queste persone, questi migranti, usando Facebook o usando i social network, mettendo delle pubblicità che assomigliano a normali pubblicità di viaggi turistici. Mettono le offerte, lo spot pubblicitario e tutto alla luce del sole, i tariffari, gli orari di partenza, i numeri telefonici delle compagnie, che poi sono i barconi degli scafisti in definitiva. Ma non solo questo, perché il servizio è completo, non parlano solamente di yacht a due piani con possibilità di divertirsi, di stare con la famiglia e i bambini metà prezzo, cioè proprio hanno fatto un copia e incolla delle procedure pubblicitarie delle nostre agenzie di turismo. Ma addirittura è possibile avere il passaporto o un visto falso, quindi veramente coprono
tutto l'iride di necessità che servono per questo viaggio della speranza, che come abbiamo visto è la viaggio per più del 50% il viaggio della morte. Credo di aver letto che in fondo al Mediterraneo giacciono più di 16.000 cadaveri. Questo studio e questa ricerca è stata portata avanti dal quotidiano inglese The Guardian ed è stato veramente una scoperta veramente allucinante. E quindi queste vacanze da crociera, che neanche noi ce lo possiamo permettere, almeno io personalmente non sono mai riuscito a salire su una nave da crociera. Sarebbe bello una bella crociera. Ma sì, intorno al mondo. Ho guardato l'altro giorno Europa, Asia e Australia, 6.500 persone. Non è una grande cifra, ecco. 42 giorni. Allora, dicevamo, hanno sostituito i barconi carichi di persone con le vacanze da crociera, dove tutti si divertono, mangiano, ridono, scherzano, i bambini pagano metà prezzo e via discorrendo. Ci sono anche dei gruppi religiosi dal sapore religioso, come le strade verso l'Europa, e addirittura questa è una virgolette aperte, agenzia, virgolette chiuse, egiziana, che come logo usa Mosè che divide le acque. Mosè. Non è stata stupida questa immagine, comunque. Logicamente, come succede? Che queste cose illegali in breve tempo vengono scoperte dagli analisti di Facebook e dei social network, però il problema praticamente non sussiste, perché passata la festa, gabbato lo santo, fanno un'altra pagina, ripropongono le stesse offerte incredibili. Ma anche i viaggi non sono a buon mercato, e questo lo sappiamo perché l'abbiamo sentito in tante interviste. Certamente loro garantiscono, specialmente dalla Turchia all'Italia, sono marittime, però offrono anche itinerari via terra attraverso l'Austria e la Germania. Il viaggio sarà sicuro, loro dicono, certamente. Costo dell'operazione 9.000 euro, prezzi elevati se si considera che un viaggio dalla Turchia alla Grecia viene pubblicizzato con 1.500 euro a persona. Qua non riesco a capire questi prezzi, a dire la verità. E se la mette l'Italia, 6.500 euro. Con i bambini a metà prezzo. Allora, io voglio fare un ragionamento. A parte che ho detto prima che per fare un viaggio intorno al mondo di 42 giorni bastano 6.500 euro, ma accantoniamo questa notizia che è fuorviante. Un'altra domanda mi faccio: dove questi poveri migranti che scappano da terre inospitali, minacciati da conflitti continui, minacce di morte senza remissione, riescono a trovare questi soldi? Io non so, se sono padre, madre e un bambino, 6.500 fanno 13.000, più altri 3.000, 15.000 euro.
Caspita, io vorrei sapere dove riescono a trovare questa cifra. Io personalmente non sono mai riuscito a trovare in tutta la mia vita, ho lavorato 33 anni, che non sono molti, ma comunque ho lavorato. Per finire, addirittura, il The Guardian ha riportato che un agente di viaggi, cosiddetto trafficante nella realtà, promette prima di imbarcarsi le famiglie saranno alloggiate in un grande hotel, sempre della compagnia, e poi tutti si divertiranno durante il loro viaggio verso l'Italia e sono felici. Vorrei fare una battuta a questo momento, ma non ce la faccio. Vorrei passare la palla un attimo a Rosario, perché voglio un suo commento di questa notizia che veramente mi Alfredo, ha... Alfredo, io quello che mi pongo, la domanda che te la sei posta per tu per prima, insomma, dove si vanno a prendere tutti questi soldi? Esatto. Ne abbiamo già parlato, no? Dei costi dei migranti, eccetera, in un'altra trasmissione. Certo, abbiamo visto. E anche lì abbiamo detto, però... Cioè, mi piacerebbe quando si trovasse un articolo, insomma, anche l'articolista ci illustrasse, per esempio, dove questa povera gente, perché gente va bene che gente che scappa anche dalla guerra, non solo dalla miseria. Certo, molta gente certo. Scappa dalla guerra, sono rifugiati politici, eccetera, no? Cioè, come fanno a trovare tutti questi soldi? E poi, una volta che hanno tutti questi soldi, non potrebbero vivere bene a casa loro? Non parlo dove c'è la guerra e sono perseguitati, certo, per l'amore certo, del cielo, non parlo dove si possa. Io penso che l'Egitto, la Turchia, io le ho visitate, ho visitato solo Istanbul, mi sembra che sia una città dove il lavoro non manca, specialmente nell'import-export, ci sono strade piene di negozi che fanno no, ma è proprio questo che mi sto ponendo la domanda, perché esatto. Tu hai tanti soldi e poi dopo fai un viaggio da pazzi per arrivare, e se sei fortunato che non muori arrivi. Durante il tragitto arrivi in un posto dove sei segregato, perché devono scoprire chi sei, eccetera eccetera, e poi vai a raccogliere i pomodori a 2 o 3 euro al giorno in posto degli italiani. Cioè, non, guarda, io rimango proprio esterrefatto da queste notizie, perché volte sai che cos'è? Faccio fatica a credere che paghino tutti questi soldi. Però sì, è vero, mi pongo anche la domanda: chi organizza queste cose, questi delinquenti che organizzano questi viaggi, devono pur guadagnarci, no? Con quei barconi pieni guadagneranno 100-200 mila euro a viaggio, che croce, secondo com'è il battello, il gommone, chiamiamolo gommone. Sì, ma io ti ripeto, non lo so. Mi piacerebbe comunque in una prossima puntata riuscire a trovare notizie più approfondite sull'argomento e poterne parlare. Bisogna che faccia delle ricerche, perché lì bisognerebbe conoscere un po' l'arabo. Bisogna che lo chiediamo al nostro amico Hamza, che lui l'arabo lo conosce talmente bene da aver tradotto il Corano. Bisogna che ne parli. Questo articolo non lo cancellerò dalla mia memoria, perché ne voglio parlare. Quindi, come detto, accanto al tormento, cioè tutti si divertiranno durante il loro viaggio verso l'Italia e sono felici. Io volevo dire la battuta, ma mi scappa. Tutti si divertiranno da morire durante il loro viaggio verso l'Italia, felici e contenti. È una cosa che veramente, quando l'ho scoperto questo articolo del Fatto Quotidiano, mi ha ghiacciato le vene,
perché era una domanda che mi facevo. Io dico, come fa sta gente? È esistito un precedente a questa storia. Non so se ti ricordi, negli anni, penso, 70-80, però non giuro che quelle siano le date, i decenni, ci fu una grossa invasione di jugoslavi, di albanesi in Italia, sia per la vicinanza dei confini. E che cosa dicevano? Ma noi siamo attratti dall'Italia perché, guardando i vostri programmi televisivi, che potevano vedere tranquillamente anche senza i satelliti eccetera, come noi potevamo ascoltare, non so, ti ricordi Radio Capodistria, il mito del radioascolto, noi eravamo attratti da questi programmi dove tutto era lusso, tutto era allegria, tutto era ricchezza. Punto interrogativo. Bel punto interrogativo. È un bel punto interrogativo, perché non è vedi che la pubblicità, vedi che l'immagine, il potere dell'immagine, il potere in quei paesi, se mi ricordo bene, arrivava la Rai, la televisione italiana, la Rai, certo, quindi vedevano certo le immagini della televisione italiana, tant'è vero che poi, se ti ricordi, moltissimi albanesi parlavano l'italiano già, certamente, e beh, certamente. Ma sì, arrivava la Rai, anche perché c'era solo la Rai, quindi aveva molta più potenza e riusciva a superare i confini del mare. Alfredo, sono le 22:49. Vediamo, io questo, come ti ho detto, lo archivio per parlarne col nostro amico Piccardo e per avere una risposta o una ricerca, una verifica. Adesso sta facendo un viaggio in Tunisia, mi ha detto che ci ascolta e ci vede anche lui durante il suo viaggio, ci fa, lo salutiamo se ci ascolta. Io lo ringrazio dei libri che mi ha mandato. Dunque, parliamo di una cosa molto tenera e molto brutta, nello stesso modo, anche questo è razzismo. Stasera parliamo di razzismo, ci ha dato il là d'accordo il nostro santo pancia. E colpa mia, colpa tua. E anche questo è successo a Bologna. Sembra che Bologna stia diventando la, prima vi ho parlato, vi ho accennato, se non riesco a dirvelo stasera lo rimando al prossimo martedì, e la lotta contro i disabili. Stiamo come cittadini facendo una lotta terribile contro i disabili, non solamente le strutture architettoniche civili, cioè le strade, le vie, gli uffici e chi più ne metta, non sono a prova di disabile, cioè non aiutano il disabile a superare le strutture architettoniche, le difficoltà architettoniche, ma addirittura cercano di umiliarli nei loro più piccoli desideri. Questa notizia l'ho presa dal Corriere Sociale del Corriere della Sera, è avvenuto a Bologna, è disabile, le negano il cane in adozione. Pure. Esatto, questo ragazzo vive a Bologna, il redattore sociale di questa rivista del Corriere della Sera l'ha detto, che ha scritto l'articolo, questo ragazzo disabile aveva da tanto tempo il desiderio di avere un cane per poter così superare anche la propria tristezza, la propria solitudine di persona e di ragazzo che non può confrontarsi con gli altri ragazzi. E il padre, Luca Torello, ha cercato di procurarglielo, per donargli anche a questo ragazzo un sorriso.
è andato su Facebook, ha cercato, ma più che in quei social network di domande e di offerte, e ha cercato chi potesse regalare o comprare anche un cane, non era questione di soldi. Il primo proprietario contattato ha detto: non posso darvi il cane perché è una ragazza, è disabile. Luca, il padre, non si è scoraggiato, ha fatto altre telefonate e un altro proprietario, come prassi, fatto compilare il questionario di preaffido. Ecco, vi dico, perché adesso non con questo cane che ho io, che l'ho prelevato da una cucciolata, ma a chi li va a prendere in adozione, c'è un itinerario da svolgere, con delle domande, con delle visite degli addetti per vedere se il cane sta trattato bene, eccetera. Questo secondo proprietario invece ha detto: il cane è vivace, impegnativo, necessita di educazione e dedizione, questo è vero, rischierebbe di costituire un ulteriore aggravio per una famiglia che ha già si deve occupare di un disabile. Poi un altro rifiuta ancora: forse, caro signore, lei non ha mai sentito parlare. Ecco, no, scusami. Secondo Luca, questa volta al secondo rifiuto si è leggermente arrabbiato, perché sappiamo tutti l'esistenza della pet terapia, che è un tocca sana per i malati, per i disabili, per gli anziani. Spesso mi è capitato di vedere negli ambulatori dei medici dei gran cartelli pubblicitari che suggerivano agli anziani di trovarsi un cane o un gatto, non ha importanza, per alleviare la loro solitudine. La pet terapia si è talmente diffusa che i cani sono cani addestrati, non sono i nostri cani di casa, sono cani che hanno subito un corso, delle istruttori che hanno insegnato loro come comportarsi, un po' come quando viene affidata a un non vedente un cane guida. Negli ospedali, in moltissimi ospedali anche con malattie terminali, viene permesso l'entrata di cani per tenere compagnia ai degenti, così anche negli ospizi, nelle case di riposo, perché la vicinanza di un cane è una cosa incredibile. Io lo sto vivendo in questo periodo, perché dopo l'incidente che ho avuto, che mi ha lasciato per un anno fuori uso, i miei mi hanno regalato un cagnolino, è un piccolo pincher di taglia nana, perché non saprei gestirmene uno più grande, ma veramente mi ha portato una ventata di gioia e di allegria che mi fa commuovere anche adesso quando ne parlo. A questo punto il padre Luca ha trovato la strada più giusta, ha telefonato a un canile, canili sono praticamente in tutte le città italiane, e in meno di un'ora, con l'aiuto degli operatori volontari di questo canile, hanno trovato un bellissimo cucciolo che andasse bene a questa ragazza. E finalmente Luca ha visto la figlia sorridere, ed è questo il risultato che conta. Certamente ammetto, come anche nel mio caso, non è possibile poter richiedere la compagnia di tutti, di qualsiasi cane, perché questo è sbagliato, non puoi dare a un disabile un cane che ha il carattere agitato
o di grande taglia. Bisogna studiare insieme agli operatori dei canili che conoscono bene il loro mestiere, ma anche interpellando un veterinario, può essere la soluzione più corretta, per studiare insieme ai genitori e al futuro papà o mamma del cagnolino il cane più corretto per quella situazione. Questo mi ha coinvolto un po' personalmente, perché anch'io me ne sono accorto, vivo questa realtà, e vi devo dire che è una realtà semplicemente fantastica. Sono le 10. Mancano due minuti alle 10, sì, sono le 22:58 in questo momento. Vuoi dire qualcosa così mi riposo un po'? No, riposo tranquillamente, cioè, volevo semplicemente dire sì, è vero, hai ragione, perché insomma un cane di compagnia, per l'amor del cielo, insomma, il gatto è meno, perché il gatto è più indipendente, mentre il cane è più affabile, diciamo. Più ovviamente si ha ragione quando si dice che bisogna scegliere poi il tipo il di cane corretto, corretto per la persona, insomma, per l'anziano, certamente, disabile, insomma, la malata, eccetera. E io consiglio comunque tutti quanti le persone che si trovano in questo stato, che vogliono adottare un animale, di rivolgersi sempre a un canile. Indubbiamente. Perché di solito teoricamente i canili dovrebbero essere anche più attrezzati come struttura, per anche come veterinari, come persone esperte. Non diciamo, tutti, a dire la verità, però la maggior parte. Lo so. Siamo... I canili grandi sono attrezzati. Io purtroppo l'ho dovuto comprare, credo, bruttissima parola, è come comprare un figlio, se è la stessa cosa, una bruttissima parola, perché avevo delle necessità particolari di avere un cane molto piccolo che non crescesse, la mia scelta e la scelta dei miei era caduta su un pincher nano, che anche a pelo raso, perché dava anche meno preoccupazioni a gestirlo, giustamente. Volevo dare un'ultima informazione, ma anche se sforiamo di qualche minuto, è sempre stasera sei carico di informazioni, dai, come ma sempre. Sì, l'argomento mi interessa e mi indigna moltissimo. Come dicevo l'altro giorno prima, sono stato alcune settimane fa in Turchia, che ho realizzato il mio sogno che avevo fin da ragazzo e mi è piaciuto immensamente. La Turchia è molto bella, Istanbul è una cosa fuori da ogni immaginazione della bellezza, però anche in Turchia il razzismo è presente. Anche in Turchia ho trovato moltissima gente, come dicevi tu prima, che parlava italiano, ma tanta. E i camerieri, i negozianti, qualche cosa di italiano sapevano sempre dirlo. Il fatto è terribile: Turchia, spari alla 19enne curda star del talent show, è grave. Cioè, una bellissima ragazza, di cui ho la foto davanti a me, addirittura c'è anche il video. La notizia l'ho presa dalla rassegna esteri del Corriere della Sera. Mutlu Kaya è una 19enne che è comparsa in un programma musicale tipo quelli che noi abbiamo qua in Italia, di talent show. Era stata invitata da una nota cantante locale, perché l'aveva sentita cantare e ne era rimasto incantato per una voce potente e molto bella. Ma al momento in cui si ebbe la notizia che avrebbe partecipato a questa trasmissione, a questo talent show, sono cominciate le minacce da parte dei parenti. Lettere minatorie, minacce, tutte legate
e realizzate queste minacce dal clan. Là esiste ancora la struttura del clan, un po' come in Italia con la mafia, non cambia molto la storia, che l'hanno minacciata di morte addirittura. E sono stati fatti, è stata fatta la, una denuncia, la polizia ha fatto dei controlli, ha trovato dei sospetti, chissà poi se andranno avanti, solo che per finire il discorso gli hanno sparato, l'hanno colpito in testa ed è in fin di vita. È un po' come succede, non vorrei essere polemico, ma quello si legge tante volte sui giornali, questi famiglie medio orientali che o picchiano, segregano le figlie perché o vogliono vestire all'occidentale o vogliono andare a ballare, andare al cinema, cioè fare cose che la loro morale, la morale del clan familiare, vieta. Nella Turchia la situazione è gravissima, i femminicidi sono una vera e propria piaga sociale addirittura, e si dice che nel 2014 sono state uccise 294 donne, donne turche, nel 47% dei casi volevano semplicemente non fare cose allucinanti nello spogliarello né in club, volevano semplicemente prendere decisioni in autonomia. Nel 2015, quindi in questi primi mesi, il femminicidio ha già registrato 91 assassini, quindi la situazione è molto grave. Però ricordiamoci che questo non dipende dalla religione assolutamente, come abbiamo parlato quando venne Hamza Piccardo, il dottor Piccardo, non dipende dalla religione assolutamente, ma dipende solamente dalla follia umana. Ma certamente, perché la stragrande delle persone, stragrande maggioranza delle persone, anche se crede, non fa queste cose, insomma. Ma certamente. È così, caro Sancho Panza, anche oggi abbiamo attraversato la mancia col nostro fidato Ronzinante, mi dispiace, su un bel mulo, però abbiamo cercato di dare la nostra visione così, di questi terribili mulini a vento che in definitiva vengono mossi solamente dalla stupidità umana. Altri viaggi, altre avventure per quest'altra volta, e ringrazio tutti gli amici che mi hanno risposto su Facebook, sull'avviso di questa nostra modestissima, comunque sentita, trasmissione, e speriamo di continuare con altre informazioni. Io di solito non parlo di politica, perché ormai sappiamo il miasma che regna nel mondo della politica e lo leggiamo tutti i giorni. Io vado a cercare a spulciare le notizie legate alla stupidità umana, nella speranza che, non dico che il mondo cambi, però come dice la storia, bisogna che almeno fare il primo passo. L'utopia non è che tutti dicono è utopia o distopia. La distopia è il contrario di utopia, cioè quando tu sogni un mondo peggiore, mentre l'utopia è quando sogni un mondo migliore. Non è utopia, perché basterebbe semplicemente fare il primo passo e non è più utopia ma realtà.
Dopo queste considerazioni caserecce filosofiche, io lascio per la chiusura il mio grande amico Rosario, il grande regista di tutti noi, di tutti i partecipanti a questa splendida video, radio, web, via discorrendo. Bene, Alfredo. Benissimo, Alfredo. Quest'ultima notizia che hai dato mi ha lasciato un po' sconcertose, mi ha lasciato un po' basito, si può dire? Certo, basito, un vecchissimo termine che nessuno usa più. Vorrei trasmetterti la foto di questa ragazza, perché è di una bellezza sconvolgente. Mandami la foto che vediamo. La foto... No, veramente succedono nel mondo cose che non i basiti, incazzate veramente. Purtroppo non abbiamo ancora trovato l'antidoto a queste cose. Però un antidoto l'ho letto l'altro giorno, poi l'ultima notizia vi lascio, perché veramente quando comincio a parlare diventa un dramma. mi è scappata la pagina, ricarica, va bene. Credo nella Corea del Sud o del Nord, non mi ricordo, durante un gran discorso, un'assemblea popolare del dittatore locale, uno dei ministri si è addormentato o ha sbadigliato, forse annoiato delle parole, non è successo nulla di grave, è stato preso, condannato a morte e addirittura ucciso con un colpo di cannone. Questo mi sarebbe piaciuto di vedere. Non è semplice la cosa. No. Io dico, noi dobbiamo assumere questa persona, perché è quella che risolverà i problemi italiani. Basta vedere una qualsiasi foto, che su Facebook se ne vedono delle tonnellate, dell'attenzione che prestano i nostri ministri o i nostri deputati alle parole di chi sta parlando in quel momento, e avremmo risolto totalmente il nostro problema, perché avremmo dovuto ricreare, speriamo questa volta in maniera più oculata, un nuovo Parlamento. Stop. Benissimo. E con quest'ultima notizia di Don Chisciotte, l'amico Alfredo, chiudiamo questa puntata di Don Chisciotte e Mulini a Vento. Noi ci rivediamo martedì prossimo, caro Alfredo, con un'altra puntata e altre notizie. Sperando sempre di trovare notizie un po' più carine, insomma, meno ma è difficile, scoraggianti. È difficile, veramente difficile. Oh, speriamo, non si sa mai. Non si sa mai, cerchiamo, mettiamo. Ecco, ti devi mettere proprio con di Buonalena a trovare questa notizia. Almeno diamo una notizia bella. Speriamo. Ok. Buonanotte, ok, un caro parte. Saluto quindi a tutti quanti gli amici che ci hanno ascoltato, che ci seguiranno e che seguiranno questo podcast, questa registrazione che metteremo su YouTube, la rimanderemo per sulla web radio venerdì e per su YouTube, la nostra pagina ovunque ci sarà. Possono andare a scrivere anche sulla pagina Facebook dell'amico Don Chisciotte. Vero? Certamente, Alfredo Story, e mi troverete. Adesso vedrò di fare un account proprio per quanto riguarda semplicemente Don Chisciotte. Ti ho inviato la foto, Rosso. Vedo che mi hai inviato la foto. Va bene, buonanotte, che è ora di andare a dormire. Io sono pensionato, domani mattina posso dormire. Ma ci sono altri che lavorano, Benissimo. Non è vero, perché avere un cane è molto bello, però alle 6:30 devi alzarti per portarlo fuori. Ecco, bravo, ok. E con questa notizia è piacevole.
Ci sentiamo, cari amici, alla prossima puntata e come sempre seguite tutti i nostri programmi di Radio Science. Ciao ciao a tutti quanti. Ciao.